I soldi che hanno cercato non glieli diamo, nessuno le darebbe. Se viene a giocare qua da noi come settore giovanile, va nella primavera, almeno più in prima strada, altrimenti prendiamo altro suono, vada all'estero, perché le regole gli impongono anche andare all'estero. Ma sicuramente uno che viene a allenarsi e uno che viene qua a cercare un contratto da folle, dalla sua età, non rispettando anche quello che fa il settore giovanile, lo dico. Però vi dico una cosa. Due righe, non sprechiamo delle righe. Non si è presentato perché molto probabilmente non si è messo d'accordo col contratto. Basta così. Sicuramente il Cesena sta nelle regole con tutti i giovani. È un fatto anche di educazione, è un fatto anche di professionalità. Perché qui abbiamo altri 99, noi che sono senza contratti, e forse sono anche più bravi di Cetola. E quindi è una cosa che non ne voglio parlare più. Stiamo aspettando, perché è giusto valutare l'offerta che ci ha fatto il Cesena. L'offerta che noi reputiamo non per il ragazzo come carne. Ci sono anche squadre di Serie B che hanno chiesto un colloquio con lui per far sì che il giocatore potesse andare a giocare in altre squadre, ma è anche giusto che Cesena, cioè il giocatore suo, e possa decidere lei dove giocare. Però Rino deve dire che anche ci sono delle richieste per questo ragazzo che loro giustamente non tengono in considerazione. Rino deve ricordarsi che lui ci aveva fatto una proposta che noi abbiamo accettata l'anno scorso. È stato il presidente a bocciarla, perciò che si ricorda di questo.